portavoce del web, ti sono venuta a portare i min tweet, i tweet quelli un po' più cattivelli, e sono anche un po' qui in veste della tua Angelina Custode per difenderti dai cattivi. Sara dice, la Carrà torna The Voice, si sarà ripresa dal trauma di Forte, Forte, Forte? No, non mi sono ripresa da questo trauma perché per me è un programma forte, forte, forte. Parole grosse tra la Carrà e Dolce Nera. Prima di cominciare hanno scritto, tra la Carrà e Dolce Nera volano gli stracci. E lei a Sanremo, ho visto una sua intervista, ha detto, non volano gli stracci fra me e Raffaella. Deliziosa. Anche perché volendo essere un attimo cattiva, gli stracci indossa solo lei, tu no. No, Angelina! Da Dolce Nera, Pezzali e Carrà, quattro ottimi motivi per non seguire The Voice of Italy 2016. Questo viene da un ragazzo che c'ha un bar d'angelo. E nel bar ci sarà qualcuno a quale piacciamo? L'importante è che se loro hanno una nonna che ha il baracchino del Dauditel, loro lasciano accesa la televisione su The Voice, poi possono fare quello che vogliono. Angelina è fortissima. A The Voice è vestita da scudetto prismatico dell'ospitaletto della serie C1 1984-85 delle edizioni Flash di Ceparana. Oddio, non so cosa dice. Leggo che la Carrà è scandalizzata da Ciao Darwin. Era più simpatica quando negli anni 70 scandalizzava gli italiani mostrando l'ombelico. No, scandalizzata è esagerato. Dico che questa passerella di lati B che fa esibire il mio amico Paolo, solo lui può fare questo programma. Ma il mio ombelico, ma per favore Marco, ma scherzi, scandalizzava perché eravamo ancora agli Devo dire albori. che io amo la Carrà, ma non è adatta a The Voice. E infatti probabilmente sarà l'ultima volta che mi vedi a The Voice.